gloriosa y bendita. Madre, nombre santo, porque viene de Dios. María, madre mía, porque eres de Él. Madre, nombre santo, porque viene de Dios. Transparente reflejo de Dios, por ti se nos dio el más grande don. Nos diste la vida al dárnoslo a Él. Bendita seas, Madre, por siempre jamás. Madre, nombre santo, porque viene de Dios. María, madre mía, porque eres de Él. Madre, nombre santo, porque viene de Dios. María, madre mía, porque eres de Él. Non dire mai io, di invece noi. Non dire mai mio, di invece nostro. Non dire mai tocca a lui, di invece incomincio io. Non dire mai non posso, di invece eccomi. Non dire mai vattene, di invece vieni. Non dire mai domani, di invece oggi. Non dire mai morte, di invece vita. Non dire mai, mai. Lorenz. You're my king. Hail Jesus, you're my king. Your life frees me to sing. Your life frees me to sing. I will praise you all my day. I will praise you all my day. You're perfect in all your ways. You're perfect in all your ways. Hail Jesus, you're my Lord. Hail Jesus, your kingdom come. I want to see your kingdom come. Not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done. Glory, glory to the Lamb. Glory, glory to the Lamb. You take me into the Lamb. You take me into the Lamb. And we will conquer in your name. How powerful
zum ihr Gesicht schon riecht der Abendwind. Und hinter den Bergen verschwinden schon die Strahlen. Eines Tages, der nicht enden wird, eines Tages, der immer über uns leuchtet. Denn wir erfahren, dass sie ein neues Leben für uns begonnen hat und nie vergehen wird. Bleibe hier bei uns, die Sonne sinkt hinab. Bleibe hier bei uns, schon bricht der Abend an. Bleibe hier bei uns, die Sonne sinkt hinab. Wenn du unter uns bist, gibt es keine Nacht. Die Welle deiner Freude schlägt hinaus ins Meer. Wieder wird weit vor sich drei, bis sie dann ihr Ziel erreicht. An die Grenzen aller Herzen, zu den Toren der wahren Liebe. Denn wir erfeuern, dass alles will entfachen, ist deine Liebe, die die Welt erhoben dir. Bleibe hier bei uns, die Sonne sinkt hinab. Bleibe hier bei uns, schon mit der Abend an. Bleibe hier bei uns, ascolto di Radio Musica Cristiana per condividere la parola e la musica come preghiera. Vi auguriamo un buon ascolto, un momento di gioia da condividere insieme per crescere in Gesù e Maria. Tramonto, si contendono il cielo a frotte, luci meticolose nell'insegnarti la notte. Un asino dai passi uguali, compagno del tuo ritorno,
scandisce la distanza lungo il morire del giorno. Nai na 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 na. Ai tuoi occhi il deserto, una distesa di segatura, minuscoli frammenti della fatica della natura. Gli uomini della sabbia hanno profili d'assassini, rinchiusi nei silenzi d'una prigione senza confini. Nai na 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 na. La tua mano accarezza il disegno d'una bambola magra intagliata nel legno. La vestirai Maria, ritornerai a quei giochi lasciati quando i tuoi anni erano così pochi. E lei volò fra le tue braccia come una rondine, e le sue dita come lacrime dal tuo ciglio alla gola suggerivano al viso una volta ignorato la tenerezza d'un sorriso, un affetto quasi implorato. E lo stupore nei tuoi occhi salì dalle tue mani, che vuote intorno alle sue spalle si colmarono ai fianchi della forma precisa d'una vita recente, quel segreto che si svela quando lievita il ventre. E a te che cercavi il motivo d'un inganno inespresso dal volto, lei propose l'inquieto ricordo fra i resti d'un sogno raccolto. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Están en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Thank you.
tanto difficile tagliare con una situazione pecaminosa. È difficile, anche in una tentazione, è difficile. Ma la voce di Dio ci dice questa parola: fuggi. Tu non puoi lottare lì perché il fuoco, lo soffro, ti uccideranno. Fuggi. Santa Teresina del Bambino Gesù ci insegnava che alcune volte, in alcune tentazioni, l'unica soluzione è fuggire. E non avere vergogna di fuggire. Riconoscere che siamo deboli e dobbiamo fuggire. E il nostro popolo, nella sua semplice saggezza, lo dice un po' ironicamente: soldato che fugge serve per un'altra guerra. Fuggire per andare avanti nella strada di Gesù. Al peccato, fuggire senza nostalgia. La curiosità non serve, fa male. Ma in questo mondo tanto peccaminoso, come si può fare? Ma come sarà questo peccato? Io vorrei conoscere. No, lascia. La curiosità ti farà male. Fuggire e non guardare indietro. Siamo deboli tutti e dobbiamo difendersi. La terza situazione è sulla barca. E la paura, quando viene nel mare un grande sconvolgimento, la barca era coperta dalle onde. Salvaci, Signore, siamo perduti, dicono loro. La paura, anche quella è una tentazione del demonio. Avere paura di andare avanti sulla strada del Signore, guardare il Signore, contemplare il Signore. E questo ci dà questo stupore tanto bello di un nuovo incontro col Signore. Signore, io ho questa tentazione, voglio rimanere in questa situazione di peccato. Signore, io ho la curiosità di conoscere come sono queste cose. Signore, io ho paura. E loro hanno guardato il Signore: salvaci, Signore, siamo perduti. E è venuto lo stupore di un nuovo incontro con Gesù. Non siamo ingenui né cristiani tiepidi, siamo valerosi, coraggiosi, siamo debili noi, ma dobbiamo essere coraggiosi nella nostra debolezza. E il nostro coraggio tante volte deve esprimersi in una fuga e non guardare indietro per non cadere nella mala, nella cattiva nostalgia, nel non avere paura e sempre guardare il Signore. Oh,
Listening to Radio Musica Cristiana that broadcasts from Milano, Italy. We want to share with you moments of friendship and brotherhood through the light of Jesus and the Blessed Mother. He will come and save you. Thank you.
Segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore. La sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Para
che fosse savia, savia di te. Le 6:15 minuti. Radio Musica Cristiana, in collaborazione con Radio Vaticana, trasmette in differita il programma Orizzonti Cristiani. Voglia di Dio. Meditazioni di Don Vito Morelli, proposte da Rosario Tronnolone. Se non ti riesce di trovare Dio nella prima persona che incontri, è tempo sprecato cercarlo. Il concetto chiave che percorre tutta la Bibbia e caratterizza la nostra fede cristiana è la vocazione di tutti gli uomini alla comunione con Dio e alla fratellanza tra di loro. La fratellanza è un legame tra gli uomini che si fonda sulla comune natura umana. Il Mahatma Gandhi in Young India scrive: gli scienziati dicono che se tra gli atomi di cui è fatto questo nostro globo non vi fosse la forza di coesione, esso si sbriciolerebbe e noi cesseremmo di esistere. Come c'è forza di coesione nella materia cieca, così deve essercene anche fra tutte le creature animate.
Il nome della forza di coesione fra gli esseri umani è amore. La fratellanza è il più alto ideale dell'umanità. Il peccato di Adamo ed Eva ha introdotto nella storia umana l'odio e la violenza. Ma l'amore di Dio, che è creativo, gratuito e universale, è più forte e più grande della miseria e del peccato degli uomini. La più alta espressione del suo amore per noi è l'incarnazione del suo Figlio, Gesù, che facendosi uomo diventa nostro fratello e ci invita ad essere fratelli anche tra di noi. Dopo Cristo, la fratellanza fra gli uomini non si basa più sulla comune appartenenza alla famiglia umana, ma su Dio che è padre di tutti, buoni e cattivi. È stato Gesù che con la sua morte in croce ha reso di nuovo possibile la fraternità tra gli uomini. Sembra accertato che già nell'epoca pre-cristiana ci fosse l'amore tra gli uomini. Ma Cristo ha apportato una novità del tutto inedita e rivoluzionaria. Egli ha invitato gli uomini a considerarsi tutti fratelli. Ha detto: «Qualunque cosa fate ai miei fratelli più piccoli, lo fate a me». La fratellanza cristiana è una roccia su cui poggia la più alta forma di dignità umana. L'odio, la violenza, l'ingiustizia non fanno che impedire la fratellanza tra gli uomini. L'insegnamento di Gesù sta a ricordarci che non si nasce fratelli, ma lo si diventa, mostrandoci rispettosi, generosi, leali e solidali con tutti. Non sono le idee né le dottrine a rendere possibile la fratellanza fra gli uomini, ma il comportamento e la vita concreta. Da sempre l'ideologia divide, l'amore unisce. La fratellanza è una concreta espressione dell'amore. Tra amici, tra popoli, tra uomini di cultura diversa, la fratellanza implica quattro elementi: premura, responsabilità, rispetto, conoscenza. La premura è tipica dell'amore fraterno. Chi ama veramente si fa in mille per volere e realizzare il bene dell'altro. Il secondo elemento è la responsabilità. Chi ama sente il dovere di rispondere alle necessità degli altri. La madre risponde ai bisogni materiali dei figli. L'adulto risponde ai problemi dei più giovani. Ed ecco il terzo elemento, il rispetto, che non vuol dire affatto aver timore di una persona. Rispetto deriva dal latino respicere, che significa guardare. Guardare e accettare le persone nella loro individualità e non pretendere che siano come le vogliamo noi. Il quarto elemento è conoscere meglio l'altro. È necessario approfondire la conoscenza dell'altro, conoscere i pregi dell'altro per apprezzarli e goderne, individuarne i difetti per superarli e perdonarli. La fratellanza è stata sempre una caratteristica dei discepoli di Gesù. Essa è la forza vitale della storia, l'energia fondamentale della società, l'ambiente naturale per la pace fra gli uomini, la via per migliorare il mondo. Diceva l'abbé Pierre: «Non troveremo la gioia, il senso della vita, il gusto che c'è nell'essere figli di Dio, se non nella misura in cui saremo i fratelli dei nostri fratelli, gli altri figli di Dio». Prima di tutto noi uomini e donne dobbiamo essere buoni e utili alla comunità. Ognuno deve avere padronanza di sé. Alzati presto ogni mattina, così sarai sempre disposto. Mostrati rispettoso con le persone anziane.
aiuta gli orfani, porta qualcosa da mangiare ai malati. Quando ti sposi, aiuta tua moglie in tutto. Non metterti ad ascoltare quello che si dice, né essere curioso circa i fatti altrui. Quando qualcuno ti dice parole forti o ti insulta, ritirati. Poi parla da solo con chi ti ha offeso, quando entrambi sarete tranquilli. Non rubare niente a nessuno. Se ti manca qualcosa, chiedila al tuo vicino. Pensa che gli altri hanno i tuoi stessi sentimenti. Voglia di Dio. Meditazioni di Don Vito Morelli, proposte da Rosario Tronnolone. Ha collaborato al microfono Annì Pempinello. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Il volume Voglia di Dio di Don Vito Morelli è in libreria per le Edizioni San Paolo. Ascoltato in collegamento in differita con la Radio Vaticana la rubrica Orizzonti Cristiani. Thank you.
Listening to Radio Musica Cristiana to share the word and the music as a prayer. We hope, as you listen to the program, that you may enjoy moments of spiritual growth in Jesus and the Blessed Mother. Sorriso. Quante volte ti rinchiodiamo in croce, proprio noi che parliamo d'amore e di pace. Perdonaci, oh Signore, insegnaci l'amore, aiutaci, oh Signore, a non tradirti mai. Thank you.
labbra ci son le tue parole, ma ci inganno in molti in fondo al cuore. E ci ricordiamo solo di te quando ci vogliamo far belli intorno a noi. Perdonaci, oh Signore, insegnaci l'amore. Aiutaci, oh Signore, a non tradirti mai. Che i nostri occhi siano rivolti sempre a te. Al tuo amore grande, al sacrificio. Accetta un canto e una preghiera e donaci un sorriso. Perdonaci, oh Signore, insegnaci l'umiltà. Aiutaci, oh Signore, a non tradirti mai. E un canto, una preghiera nascerà. Alleluia, alleluia per il Signore. Alleluia perché sei il Salvatore. Fa di noi uno strumento del tuo amore. Quello vero, quello che mai ti tradirà. Alleluia, alleluia a te Signore. Alleluia perché sei il Salvatore. Fa di noi uno strumento del tuo amore. Quello vero, quello che mai ti tradirà. Spesso cerchiamo di organizzare tutto, di prevedere ogni evento, di ottimizzare ogni energia. Bisogna ammettere, l'ordine offre un'indubbia sicurezza e tranquillità. Esso però porta con sé una terribile tentazione, quella di pensare che abbiamo risolto tutto, che nella nostra esistenza tutto è a posto, che si può essere i padroni assoluti della propria vita. Il Vangelo di oggi ci ricorda invece che la vita non dipende da ciò che si possiede, né dai frutti del proprio lavoro, né dai progetti che si fanno, neanche dalla programmazione della propria esistenza. L'uomo ricco della parabola è terribilmente solo. Fa tutto lui, progetta tutto lui, tiene per sé ogni cosa, neanche condivide i frutti del suo lavoro. Colpisce il progetto che lui ha dopo questo grande raccolto. Molti beni per riposare, mangiare, bere e divertirsi da solo. Quasi che i beni non possano servire ad altro. È così solo che non c'è neanche una risposta alla domanda sull'eredità postali dal Signore. Quello che hai preparato, di chi sarà? La chiusura del brano del Vangelo di oggi ci dice che
la vita dipende dalle relazioni che uno costruisce, anzitutto dalla relazione che costruisce con il Signore e da lì a quella che costruisce con gli altri e con il mondo intero. Dentro questa relazione fondamentale con Dio trova senso ogni progetto, ogni programmazione, ogni evento dell'esistenza. Diventa sensato anche il riposare, il nutrirsi e il divertirsi. Grazie dell'ascolto, Don Andrea Ciucci. Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana. Coraggio. Conforto. Contemplazione. Orizzonti cristiani. Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme. Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, proposte al microfono da Monia Parente. Thank you.
Tra le rappresentazioni bibliche dell'unione matrimoniale di Dio con il suo popolo, il Cantico dei Cantici occupa un posto particolare. In realtà, esso non contiene nessuna affermazione dottrinale riguardo a tale unione e non indica mai esplicitamente che Dio è lo sposo, né presenta il popolo giudeo come la sposa. L'assenza di identificazione del fidanzato con Dio e della fidanzata con il popolo ha spinto alcuni esegeti a riconoscere semplicemente nel Cantico un canto di amore profano che poteva essere usato nelle feste di matrimonio, ma che non aveva un significato religioso particolare. La bellezza di questo canto era tale da assicurargli una larga diffusione, e poiché il matrimonio era stato voluto da Dio nella sua opera creatrice, il valore di tale unione dell'uomo e della donna formata a immagine e somiglianza di Dio poteva essere giustamente esaltato. Questo fondamento biblico poteva giustificare l'inserimento del cantico tra i libri santi. Eppure, una interpretazione che limiti il tema di questo scritto al matrimonio terreno, senza allusione all'unione matrimoniale di Dio e del suo popolo, sembra abbastanza ristretta. Anche se in origine il cantico tendeva solo a mostrare la bellezza dell'amore, del fidanzamento e del matrimonio, sembra che poi sia stato arricchito con alcune allusioni alle relazioni del popolo con Dio, ed è probabile che sia stato inserito tra i libri ispirati solo in funzione di questo orientamento superiore. In ogni caso, i commentatori giudei hanno interpretato il canto in un senso allegorico, identificando il fidanzato con Dio e la fidanzata con il popolo, cosicché, in quanto libro biblico, esso è stato sempre visto come attestazione dell'unione matrimoniale più alta. Gli autori cristiani più in generale hanno seguito tale via di interpretazione, riconoscendo nella sposa sia la Chiesa intera, sia l'anima individuale del cristiano. In particolare hanno trovato nel Cantico preziose indicazioni sullo sviluppo delle esperienze mistiche e sulle profondità dell'intimità divina. Noi ci limiteremo a considerare alcuni tratti essenziali dell'apporto del Cantico alla rivelazione dell'amore divino. Diversamente dalle descrizioni e affermazioni dottrinali che troviamo negli scritti profetici sulle relazioni di Dio con il suo popolo, è un'esperienza concreta di amore quella che qui ci viene offerta. È l'esperienza del fidanzamento che si orienta verso il matrimonio, vivendo tale esperienza ed esprimendola con una serie di canti di amore. I fidanzati ci invitano a condividere la loro gioia. Così si afferma una verità. L'alleanza che Dio ha voluto stabilire con il suo popolo ha tutta la ricchezza di amore dell'esperienza coniugale. Tutta la varietà delle emozioni che possono trovare i fidanzati è presente in questo amore. La ricerca dell'amato, la paura di perderlo, la tristezza di vederlo scomparire, la gioia di ritrovarlo, la felicità serena di essere con lui, mostrano la profondità dell'attaccamento. La primavera che sparge i profumi della natura e dei fiori favorisce lo sbocciare di una primavera interiore, piena di ardore e di speranza. Le esclamazioni di ammirazione suscitate dalla bellezza dell'amata e dell'amato affermano l'aspirazione a vivere insieme. Al di sotto di tutta questa rappresentazione dei sentimenti che animano il fidanzamento, c'è la convinzione che un equivalente di tutto questo si trova nell'alleanza che unisce Dio al suo popolo. L'amore divino non è meno ricco dell'amore umano, ma noi facciamo fatica a capirlo e saremmo portati a pensare che sia più astratto. Il Cantico ci aiuta a capire la vita intensa che si nasconde nell'amore divino dello sposo. Questo sposo è spinto da un vivo desiderio di unione con il suo popolo. Non cessa di cercare la sua amata, che spesso gli sfugge, ed è pronto a fare ogni sforzo e a impegnare tutte le sue risorse per trovare colei che egli invita all'intimità più completa,
offre in abbondanza la gioia della sua presenza. I piccoli drammi che caratterizzano la ricerca reciproca dei fidanzati e che talvolta fanno pensare a un gioco in cui si ravvivano i sentimenti devono essere considerati come le immagini di un dramma molto più profondo che colpisce lo sposo divino nei suoi rapporti con esseri umani troppo facilmente influenzati dalle circostanze ed esposti a cambiamenti inattesi. La presentazione di un amore di fidanzamento mette l'accento sulla giovinezza dell'amore e quindi sulla giovinezza dello sposo. Spesso, quando si tratta di Dio, questo aspetto di giovinezza non viene preso in considerazione. Dio rischia di essere concepito e rappresentato come un vecchio. Tale maniera di pensare Dio si spiega con il fatto che egli, per la sua eternità, è di gran lunga anteriore al mondo e che, esistendo da così gran tempo, facilmente può venire assimilato ad un essere carico di anni, evidentemente vecchio. In realtà, Dio è l'essere più giovane che ci sia, perché a causa della sua eternità vive nel momento presente, non ha passato e il suo essere non può invecchiare. Cantico ha il merito di farci vedere un amato pieno di giovinezza. Se l'amore dello sposo è eterno, non perde mai la sua giovinezza iniziale. Quando Dio comunica ad altri il suo amore, è un amore giovane quello che egli condivide. All'amata, secondo il linguaggio del cantico, egli offre un amore la cui giovinezza non dipende dall'età ed è destinata a durare. Inoltre, si tratta di un amore traboccante di poesia. Il cantico ha uno stile molto diverso dagli altri scritti biblici. Certamente, tra questi scritti, alcuni hanno un grande valore poetico, pur esprimendo forti riflessioni dottrinali, come ad esempio il libro di Giobbe. Ma il cantico sviluppa le sue intuizioni poetiche nelle delicate rappresentazioni della ricerca di amore e dell'unione di amore, come pure nell'evocazione delle meraviglie della natura e nella descrizione della bellezza umana. Così completa ciò che era stato detto nella Bibbia riguardo all'alleanza. L'amore dello sposo si fa scoprire nella sua vera portata solo se avvolto in un clima di poesia. A questo proposito si può osservare che Dio non è colui che spegne la poesia, ma colui che la ravviva. Quando entra con il suo amore nel contesto delle relazioni umane, Dio desidera suscitare nei cuori l'entusiasmo per il destino superiore che egli offre all'umanità. Vuol far apprezzare la grandezza e la bellezza della sua opera, che può essere accolta degnamente solo in un fervore poetico. La poesia è l'emozione provata davanti a una realtà meravigliosa che supera tutti i limiti e le possibilità della persona umana. Questa poesia non è un'evasione dalla realtà presente verso mondi immaginari. Essa attinge il suo ardore dalla realtà immediata, colta con un'esperienza piena di calore. L'esperienza dell'affetto reciproco fa apprezzare l'appartenenza reciproca, che era stata affermata come proprietà caratteristica dell'alleanza. Io sono per il mio diletto e il mio diletto è per me, leggiamo nel cantico. In precedenza questa appartenenza era stata enunciata con una formula spesso ripetuta: «Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo». Questa formula acquista nel cantico un significato più vivo, più vibrante, come appartenenza reciproca dell'amato e dell'amata. La verità dell'amore dello sposo non è più garantita soltanto dalla molteplicità dei benefici ricevuti da parte sua, ma dal dono supremo che egli fa della propria presenza personale, consegnandosi all'amata. Si capisce meglio la generosità con cui lo sposo, che è Dio, ha voluto diventare possesso della sua creatura.
Il cantico invita a prendere più sul serio nei rapporti con Dio l'intensità dell'amore divino che crea tutto il clima della vita interiore, profonda, della persona. Dà il gusto di approfondire il mistero che si nasconde in fondo all'esistenza cristiana, che non è un'esistenza solitaria, ma una vita di unione e di dialogo con colui che deve essere riconosciuto come lo sposo. Stimola uno sguardo più attento ai movimenti segreti dell'intimità divina. Incoraggia a discernere le applicazioni che possono avere in ogni individuo le parole ispirate dall'amore più delicato, come ad esempio queste: «Io vi scongiuro, non destate, non scuotete dal sonno l'amata, finché non lo voglia». Il cantico è destinato in particolare a mostrare che l'esperienza concreta dell'amore non è soltanto quella del fidanzamento e del matrimonio umani, ma che essa esiste con tutta la sua ricchezza nelle relazioni di Dio con l'umanità. La dichiarazione che conclude il poema mette in luce la forza dell'amore, come si è fatta sentire presso l'amato e l'amata. L'amore è forte come la morte, ossia nessuna forza di questo mondo può misurarsi con l'amore e solo una potenza dell'aldilà potrebbe dominarlo. Solo lo sposo divino possiede l'onnipotenza dell'amore. Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me voi tutti, che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero». Ho saputo che la guerra ha toccato un'altra terra. C'è chi parte per la gloria, vuol far parte della storia. C'è chi nasce, c'è chi muore, senza colpa e senza amore. C'è chi insegue un'emozione, come fosse un'equazione. Io che sto seduto in casa, forse anch'io. Et exulta novit spiritus.
Quando ci si alza. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. O Gesù, per mezzo del purissimo cuore di Maria, io ti offro le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, per tutte le intenzioni del tuo cuore divino. Ave Maria, Sacro Cuore di Gesù, confido in te, Cuore Immacolato di Maria, causa della nostra gioia. Prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi angeli custodi, custoditemi e proteggetemi e guidatemi. Preghiera del mattino a Dio. Oh mio Dio, io credo che tu sia qui. Ti adoro e ti amo con tutto il cuore e tutta l'anima. Tu mi hai creato, redento con la morte di tuo figlio, santificato con la grazia del tuo Santo Spirito e preservato la scorsa notte. Ti ringrazio umilmente per queste e per tutte le altre benedizioni che mi hai dato. Ti offro tutti i miei pensieri, le mie parole, le mie opere e le mie sofferenze, e ti supplico di farmi la grazia di non offenderti oggi, ma di fare la tua santa volontà in ogni cosa. Preghino per me gli angeli e i santi, e tu, Santa Madre di Dio, dammi la tua benedizione. Thank you.
108. Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia. Svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi. Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci. Dio ha parlato nel suo santuario. Esulterò. Voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succot. Mio è Galaad, mio Manasse. Efraim è l'elmo del mio capo. Giuda il mio scettro. Moab è il catino per lavarmi. Sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti? E più non esci, Dio, con i nostri eserciti? Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, ed egli annienterà chi ci opprime.